Il premier Matteo Renzi, accompagnato da sua moglie Agnese, ha fatto tappa a Pisa per il raduno nazionale degli scout Gesci che si tiene all'interno del parco di San Rossore. Una visita non annunciata e informale, fortemente voluta dal Presidente del Consiglio, dato il suo legame con il mondo dello scautismo. L'incontro con i giovani è avvenuto a porte chiuse. Renzi ha raggiunto la grande tenda dove i ragazzi stanno scrivendo la Carta del Coraggio, il documento finale della RUT che domani sarà consegnato ufficialmente al Presidente del Consiglio durante la messa celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Premier ha poi pranzato con il Presidente della Camera, Laura Boldrini, nessuna dichiarazione rilasciata ai giornalisti. No, ragazzi, scusate, con tutto il rispetto e la stima, sapete quello che è per me oggi e soprattutto siccome so, avendolo vissuto dall'altra parte, quando si fa una dichiarazione politica in un campo del genere, tutto viene affibbiato agli scout, vi prego di lasciare gli scout fuori dalla discussione politica. È un bellissimo evento, sono 30.000 ragazzi che stanno facendo un lavoro straordinario, lasciategli fare questo lavoro e lasciatemi andare.